Fratelli d'Italia si gioca tanto in queste amministrative. Per vincere bisogna puntare su persone che abbiano le competenze necessarie e Mino Cannito è una di queste. Le parole della leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sono chiare. Il suo partito sostiene in maniera convinta la ricandidatura dell'ex primo cittadino di Barletta. Proprio dalla città della disfida, la Meloni ha lanciato la sua sfida per le amministrative del 12 giugno. Fratelli d'Italia è un partito radicato sul territorio, un partito che sa che l'Italia è fatta di mille campanili e che devi conoscere le differenze di quelle realtà e devi saperle far rappresentare da una classe dirigente che sia all'altezza del compito. La scelta del suo partito e di tutto il centrodestra di riproporre Cosimo Cannito alla guida della città è stata per la Meloni assolutamente naturale. Città di Barletta, una città che ha chiaramente una storia, una tradizione, una centralità molto importante, ha bisogno non di piantare la bandierina da parte dei partiti politici, ma di qualcuno che sia conosciuto, amato e capace per dare a questa città quello che merita. A me pare che Mino abbia ampiamente dimostrato le sue capacità. La leader di Fratelli d'Italia ha poi scherzato sull'estrazione socialista del candidato chiamato a rappresentare il centrodestra. Io non ho cose particolari da dire a Mino Cannito, perché Mino Cannito sa molto meglio di me che cosa va fatto a Barletta e mi pare che lo abbia ampiamente dimostrato. Sono contenta che anche lui nel suo entourage abbia potuto depurarsi di alcune scorie per meglio governare, per meglio lavorare, e sono certa che i cittadini gli confermeranno la loro attenzione, la loro fiducia. Cannito, nel ringraziare la Meloni per il sostegno, non ha mancato di rivolgere un attacco verso chi, a suo dire, ha contribuito in maniera fattiva alla prematura fine della sua amministrazione. Una dominanza politica che scambia il diritto per favore. Non è possibile che ci siano individui nella nostra città che condizionano la nostra città da 20 anni a questa parte e che quando non aggrada loro mandano a casa 3 sindaci consecutivamente. Voi non potete immaginare il danno economico, di immagine, il danno sociale che si fa ad una città quando si manda a casa un sindaco. Ebbene, questo signorotto la deve smettere. Il nome lo sapete tutti, lo faccio, si chiama consigliere regionale Filippo Caracci. Io non ho problemi, perché il mio non è un attacco personale, il mio è un attacco politico. Non si può fare politica in questo modo, è non fare politica, è fare politica per se stessi, è fare politica per il potere per il consenso. Basta, basta. È ora che i cittadini di Barletta cambino.